Edoardo Balduzzi è lo psichiatra che ha attraversato dal 1952 al 2013 60 anni di storia della psichiatria varesina. Negli anni 60 e 70 fu uno dei protagonisti del rinnovamento psichiatrico italiano, alfiere della psichiatria di settore. Nel 1986 formulò ai responsabili dei servizi psichiatrici e all'amministrazione provinciale di Varese la proposta di un gruppo di lavoro che potesse agevolare gli operatori dei servizi. Nacque il GLP, Gruppo di Lavoro Provinciale per la Salute Mentale, che in breve divenne un punto di riferimento per associazioni di familiari, volontari e persone interessate ai problemi della salute mentale. Il GLP, la cui attività perdura ormai da quasi un trentennio, è diventato il simbolo di un modo diverso di far psichiatria nella società. Balduzzi fu il coordinatore fino al 1997, rimanendo come membro attivo e partecipe fino alla sua morte il 12 dicembre 2013. Questa giornata che si vuole ricordare quasi un anno dalla morte il professor Balduzzi, che è stato per molti anni, si può dire, il nome tutelare della psichiatria varesina. Aveva lavorato qua negli anni 60, poi per motivi vari si era recato in altre strutture psichiatriche del Veneto, del Piemonte, ed è una figura sicuramente importante perché ha innovato la psichiatria attraverso una modalità diversa di organizzazione. Allora non avevano molte tecniche a disposizione come quelle che abbiamo noi oggi, e allora il punto organizzativo nuovo, alternativo al manicomio, è stato per Balduzzi il settore, per Basaglia la comunità, ma comunque due punti di cambiamento essenziale per il futuro della psichiatria. Oggi siamo qui per ricordare, a un anno ormai dalla scomparsa del professor Edoardo Balduzzi, la sua figura, il suo insegnamento, l'affetto che ha nutrito per noi. In qualche modo oggi cerchiamo di ricambiarlo. Ma soprattutto siamo qui per approfondire le tematiche che hanno caratterizzato la sua persona, il suo operato in ambito psichiatrico, e a fare il punto per raccogliere anche l'eredità che ci ha lasciato e cercare di dare una continuità a tutto quello che in questi 20 anni di parlo per me e per le mie associazioni di volontariato, abbiamo fatto all'interno del gruppo di lavoro provinciale per la salute mentale, che è il GLP, da lui fondato. Posso solo dire che il mondo dell'associazionismo e dei familiari, degli utenti, è profondamente legato al professor Balduzzi, che è stato un amico di Basaglia e che aveva fra i punti fermi della sua azione proprio questo nostro mondo, il mondo del volontariato, dei familiari e dei malati psichici. La sua psichiatria di comunità è quella che abbiamo cercato di attuare attraverso questi 20 anni di lavoro al suo fianco in provincia di Varese, e crediamo di aver realizzato qualcosa che è abbastanza unico, credo di poterlo dire, sul piano nazionale. Varese le istituzioni psichiatriche e le associazioni familiari collaborano e lavorano come non avviene da altre parti, in altri ambiti regionali o italiani. Abbiamo cercato di esportare il nostro modello, ma altrove manca questo GLP, questa sua invenzione, questo gruppo di lavoro provinciale che ogni mese si riunisce all'interno della provincia e che vede a confronto, senza gerarchie, familiari, pazienti, operatori psichiatrici, primari, personaggi del mondo della scuola, della società civile, si riunisce per costruire insieme una cultura corretta contro lo stigma, contro il pregiudizio nei confronti di chi soffre, e per preparare un'accoglienza per i malati che riabilitati rientrano e comunque nella società, ma che continuano anche a
ad operare all'interno della società pur con la loro patologia. Ecco, senza l'accoglienza non può esserci una riabilitazione. Noi su questo lavoriamo insieme ai servizi psichiatrici. I video e le ultime notizie dalla provincia di Varese sono sul sito www.provincia.va.it.